Sono partite dall'Università di Studi di Salerno le Universiadi che si terranno nel 2019 in Campania. La cerimonia della torcia che andrà a Taipei, dove dal 19 al 30 agosto si terrà l'Universiade estiva, è stata organizzata dall'ARU in collaborazione con il CUSI, il CONI e gli Atenei di Salerno e Napoli Federico II e ha preso il via proprio all'Università di Salerno per giungere poi a Napoli. I tedofori che hanno accompagnato in staffetta la torcia sono stati Chuang Chia-yung, Rossella Gregorio, Ida Finizio, Antonella Coppola, Gennaro Gallo, Giampiero Pastore e Wan Qingfang. Secondo il presidente FISU, Oleg Matysin, si è trattato di un test importante per le università di 2019 che coinvolgeranno Napoli, Salerno e tutta la Campania. Siamo come una grande ed unica università dello sport. Il presidente del CUSI, Lorenzo Lentini, ha aggiunto l'entusiasmo respirato a Salerno e l'entusiasmo di chi crede e lotta per un bel risultato. Qui lo sport, per lo sforzo congiunto del CUS, del CUSI e dell'università, è al centro della vita del campus. A chiudere la cerimonia, l'intervento del presidente dell'Agenzia Regionale Università di 2019, Raimondo Pasquino. Tra gli olimpionici presenti anche Patrizio Oliva. In questo momento è un connubio straordinario le universiadi, che connubiano proprio sport e cultura. Sono due strumenti che oggi i giovani proprio hanno bisogno per farli crescere sicuramente molto meglio. Questi due strumenti sono oggi necessari. Per chi questo sport l'ha vissuto, per chi i giochi olimpici li ha vinti, è un'emozione per me. Oggi è stata aver comunque seguito il tedofilo di Taipei, è una bellissima emozione, perché la torcia ha sempre rappresentato fin dall'antichità la pace, no? Quando gli spontoforoi nell'antica Grecia annunciavano l'inizio dei giochi, quindi annunciavano proprio il cessare delle guerre.